Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Che esperienza dovrebbero dire? Ho capito, Brugnaro, sento la camusso sì, su questo. Sì, qual è la parte... Questo... No, volevo dire parentesi perché è un appello anche a chi fa politica dall'altra parte, no? No, per carità, io sono assolutamente d'accordo che il problema fondamentale è che non c'è un'idea di qual è lo sviluppo, anche se però noi abbiamo una piccola cosa che si chiama Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Allora, non posso non notare che invece di imprimere, come dire, semmai un'accelerazione a quel piano, stiamo discutendo di nuovo di Ponte sullo Stretto, abbiamo ricominciato, come dire, a fantasticare. Cioè, purtroppo le bandierine identitarie ci sono e come? Perché ci sono le bandierine e non c'è invece un tema che... Scusi. Di quale... Scusi, se l'ho lasciata parlare, mi fa parlare. No, una volta, ragione la Camusso. Non c'è un'idea di quali sono le infrastrutture essenziali, perché noi stiamo ragionando di infrastrutture essenziali, poi possiamo parlare del bello e del... ma abbiamo un paese che è diviso anche dal punto di vista delle infrastrutture, abbiamo un'alta velocità che copre solo una parte del paese e non copre l'altra, abbiamo un livello di informatizzazione, di linea per l'informatizzazione e il digitale nelle imprese e nelle famiglie che è assolutamente... discontinua a seconda delle realtà, dovremmo costruire un'infrastruttura unitaria. Il Piano Nazionale di Resilienza può piacere di più o di meno, ma aveva esattamente questo scopo qui. E abbiamo, magari non è più sufficiente perché nel mezzo c'è una guerra. Ma è chiarissimo, c'è abbiamo una criminalità organizzata che fattura mediamente ogni anno tra 70 e 100 miliardi. Cioè, dico 70-100 miliardi, quel servizio che tu hai fatto a Palermo indica che quegli stati, quelle situazioni che riguardano le persone sono benzina per la criminalità organizzata. Perché qual è il problema? Che se il governo non arriva a darti la possibilità di sopravvivere, quelli arrivano quelli e arrivano anche con la busta della spesa. E da questo punto di vista continuare a dire che quelli che non lavorano sono colpevoli di non voler lavorare è un'altra forma di dare, come dire, maggiore il reddito, spazio. La strada del reddito. Giuseppe, eccomi qua, che volevi dire? La ricerca di lavoro, le forme precarie che non ti permettono di vivere positivamente.